Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. E anche quest'anno i David di Donatello stanno per arrivare e c'è solo una cosa da fare in momenti come questi. Scongelatevi Domo! Ma cazzata a parte, sono da 5 anni che io su questo canale parlo di questo premio cinematografico che è il corrispettivo italiano degli Oscar e so che è uno degli appuntamenti dell'anno più attesi qui su questo canale. Ed è un momento che personalmente attendo molto pure io, sia per la cerimonia in sé, sia per le opinioni che ci scambiano. Alla fine, diciamo, video come questi sono più o meno il riassunto di un'intera annata cinematografica, nazionalmente parlando in questo caso. E a proposito dei premi, vi ricordo che questa notte ci saranno i Golden Globe, che in Italia saranno trasmessi su Sky TG24, dove ci sarà anche un commento in studio, e su Sky Atlantic. Io quindi mi sto preparando a una bella nottata in piedi. Ma tornando a noi, oggi è stata rilasciata la notizia che sono cominciate le selezioni finali per i candidati a questa 66esima edizione dei David. Ora, il periodo di selezione durerà 15 giorni, non so se il 15 marzo, quindi tra un paio di settimane, sapremo già chi sono i candidati finali o semplicemente finirà il periodo di selezione e poi passerà qualche giorno prima di mettere su la cerimonia. Fatto sta che tra un paio di settimane potremmo già sapere chi saranno i protagonisti di quest'anno. E visto che solitamente tra la nomina dei candidati e la cerimonia in sé passa all'incirca un mesetto, possiamo ipotizzare quindi che quest'anno si svolgerà più o meno sì nel solito periodo, quindi a metà aprile. Ora però vorrei soffermarmi su un'altra questione, che è un po' il motivo vero di questo video. Sappiamo benissimo che annata è stata questa, è stata terribile sotto quasi ogni punto di vista e, economicamente parlando, l'emergenza Covid ha colpito praticamente ogni settore produttivo, cinema incluso. Quindi le produzioni cinematografiche in Italia sono state duramente colpite, ma non solo in Italia alla fine. Molti film usciti in sala hanno avuto un pubblico risicato, sia perché la gente non si fidava molto ad uscire, sia perché comunque molti posti dovevano essere lasciati liberi per, diciamo, per rispettare le norme di sicurezza. Altri film sono stati rinviati a date imprecisate, altri hanno dovuto trovare, diciamo, un accordo con le varie piattaforme di streaming, perché altrimenti comunque, sapendo che non sarebbero riusciti ad uscire in sala, hanno detto vabbè, perlomeno comunque vediamo di uscire, perché tanto la gente in sala non può andarci. Non che questo sia un male, lo dico da amante della sala, anzi questo ha salvaguardato molti film, eh? E sicuramente ciò avrà risvolti fondamentali per il futuro del cinema, ma non ci addentriamo in questo discorso perché sennò non ne usciamo più. Il punto è, dopo una stagione cinematografica così dura, per via di tutti questi problemi, cambiamenti, nuovi modi di adattarsi, e per il fatto che sia anche un po', metto le virgolette, povera di contenuti, per il fatto che molti film sono stati rinviati come Freaks Out o i film di Diabolik, che io spero che escano al cinema prima o poi, son disposto ad attendere per loro, ma fatemeli uscire in sala, o per il fatto che alcuni progetti neanche hanno potuto iniziare. Cioè sono ancora in lavorazione, ma in pre-produzione, perché per via appunto di questa situazione, quindi sono state posticipate anche le lavorazioni. Mi chiedo, è una buona idea fare i David di Donatello anche quest'anno? Cioè, mi spiego, non conveniva saltare quest'anno e nel 2022 fondere le due annate cinematografiche? Perché probabilmente le cose anche in questo 2021 non è che cambieranno più di tanto, magari miglioreranno, probabilmente sì, ma non è che c'era questo gran cambiamento, quindi non conveniva fare in questo modo? Non vorrei che la gente, trovandosi davanti a una serie di titoli di film che non ha potuto vedere, si disinteressi dell'evento. Certo, c'è da dire che un sacco di film che sono usciti direttamente per lo streaming sulle piattaforme hanno avuto una certa risonanza, quindi in realtà questo qui potrebbe essere anche un problema che va a risolversi, che magari isola una determinata fetta della popolazione. Penso magari ai più anziani, perché per esempio mia nonna Netflix, Amazon Prime così non ce li ha, quindi lei solitamente ogni tanto va al cinema, ma le piattaforme non ce le ha. Però per esempio l'aumento degli abbonamenti in questo periodo è aumentato a dismisura, e te credo, perché altrimenti in casa al primo lockdown ci saremmo un po' sparati tutti. Però non vorrei che la cerimonia risultasse un po' scarna, nonostante la presenza di titoli interessanti come per esempio L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, o Favolacce, o Volevo nascondermi, o anche I Predatori. Quindi titoli interessanti ce ne sono, però sarà che manca qualche altro titolo per creare una sana competizione maggiore, diciamo. Però, secondo me c'è anche una ragione per cui si potrebbe fare questa cerimonia, ovvero la stessa ragione: è stata un'annata dura, i cinema ne hanno risentito, le produzioni pure, quant'altro,
Ci starebbe quindi un evento che in qualche modo ritiri sul morale, che vada un pochettino a celebrare il cinema italiano di quest'annata dura, nonostante tutto. Quindi da quel punto di vista, in realtà, posso capirla questa scelta. È un po' azzardata, lo ammetto, per le ragioni che ho spiegato, però da quel punto di vista potrebbe essere un modo per riaccendere, diciamo, l'interesse per i film italiani. Io spero quindi che si siano fatti bene i loro conti per prendere questa decisione. Per esempio, potrebbero riaccendere l'interesse del pubblico per quei titoli che saranno tra i più nominati, per esempio segnalando la piattaforma di streaming su cui è disponibile quel determinato film, o facendo degli accordi così per pubblicizzare quei determinati film, o se non sono in catalogo acquisirne i diritti. Del resto anche la stessa Rai, dico la Rai perché negli ultimi anni ha gestito lei la cerimonia, potrebbe mettere disponibili sul suo catalogo, magari l'ha già fatto, adesso non è che ho la situazione ben chiara su qualsiasi film, sul proprio sito di streaming, ovvero RaiPlay, o magari ci potrebbe essere qualche accordo per una messa in onda, dico io, oppure, visto che ancora non è chiaro, non è sicuro, quando riapriranno i cinema, e se riapriranno, visto che non ci sarà una grandissima calca, si potrebbe riproporre uno di questi titoli. Infine, ho un'ultima cosa che mi chiedo. Come sarà la cerimonia quest'anno? Sarà come l'anno scorso, con solo il presentatore in studio, insieme alla troupe e i vari ospiti, si connetteranno da casa con la webcam? Che, per carità, era stata un'idea carina, secondo me. Inizialmente non mi aveva fatto impazzire, ma quando l'ho vista mi è piaciuta, perché aveva creato questo clima molto intimo, molto casalingo, che non mi era dispiaciuto affatto. L'ho apprezzato di più rispetto alle precedenti edizioni, e questo è dir tutto. Oppure sarà aperto anche al pubblico, o magari anche solo ai candidati? Quest'ultima opzione non mi dispiace, perché volendo adesso si potrebbe anche fare, se ci sono poche persone, volendo in un auditorium te li sai in qualche modo gestire, magari quindi appunto non fai entrare altra gente. Però se fai una cosa simile a quella che hai fatto l'anno scorso, ma con i concorrenti dal vivo, secondo me può venire anche lì una cosa carina. Dunque, questi erano i miei pareri e anche un po' i miei dubbi riguardo a questa cerimonia dei David di Donatello 2021. Fatemi sapere adesso voi cosa ne pensate, qual è la vostra opinione, se anche voi condividete questi dubbi, se invece siete d'accordo sul fatto che si faccia questa cerimonia, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se vi è piaciuto non mettete un mi piace, scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Vidomo vi saluta, ciao!